giorno francamente io non mi aspettavo tutta questa affluenza, siamo fra i 35 e 40 persone. Altrettante persone ci hanno detto che verranno al prossimo appuntamento, questo è il primo incontro che facciamo, il prossimo sarà sabato prossimo e verranno sempre altrettante persone. È un successo della salute, insomma, un successo di un evento così partito in maniera stupida, però speriamo che diventi una cosa che fa bene alla salute e soprattutto anche alla testa delle persone. E questo è il primo giorno che faremo questo progetto, porteremo delle persone da zero, sedentarie o anche che hanno fatto altri sport, così in un anno li porteremo a correre una maratona, la maratona che è quella di New York, o se no un'altra, per chi non potrà correre quella maratona, una che coincide più o meno con quella data, che sarà a novembre o a fine novembre. E oggi faremo un piccolo test, che per molti sarà forse troppo, ma per molti sarà poco. Faremo un piccolo test di valutazione, faranno tutti quanti 5 giri di pista o corricchiando o camminando. L'importante è la costanza e la gradualità, cioè inizieremo con 2 volte, meglio 3 allenamenti a settimana e con molta gradualità, cioè partiremo da zero con una camminata veloce, piano piano corricchiando e nel giro di 2 mesi riusciranno tutti quanti, anche chi è molto in sovrappeso, a correre come minimo 40 minuti non stop. Costanza e volontà si può fare tutto quanto, e bisogna avere una gran motivazione, cercherò di trasmetterla a tutti.